Cinque corni antichi di rinoceronte, risalenti a 2-3 secoli fa, sono stati rubati la scorsa notte nel Museo Zoologico di Napoli, nella centrale via Mezzocannone, nella cittadella universitaria. Due dei cinque corni sono alti circa un metro, gli altri un po' più piccoli. Il valore complessivo è stimato in alcune centinaia di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro di Napoli, che stanno eseguendo le indagini. Non è la prima volta che si verifica un furto del genere, era già successo un mese fa anche a Genova, perché oggi con i pezzi rubati nel mercato nero si possono raccogliere fino a $80.000 al chilogrammo. Per questo in un anno sono stati messi a segno furti nei musei universitari di Macerata, Pisa, Modena o in case d'arte come a Milano, fino a Genova e ora a Napoli.